Ecco la sigla di Market Star, il nostro format esclusivo a cadenza mensile per fare il punto della situazione sui mercati azionari, naturalmente con gli analisti di Morningstar Italy e naturalmente sempre con Sara Silano che è collegata con noi. Sara, ben trovata sulle fonti TV. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Sara, allora appuntamento mensile, lo ricordiamo ogni volta perché diciamo che è il modo giusto per tenere costantemente un bilancio di quello che accade sui mercati azionari. E allora siamo nel mese di maggio, peraltro un mese che notoriamente, poi sai, lascia sempre il tempo che trova il detto, ma per chi opera in borsa è un maggio un po' precario, nel senso che bisogna scappare dai mercati. Selling May, go away, la famosa frase, insomma, poi non è detto che si verifichi questo atteggiamento, ma detto questo, siamo nel mese di maggio, cerchiamo di capire cos'è accaduto. Quindi, prima domanda è questa: nell'ultimo mese sui mercati azionari. Abbiamo cominciato in effetti il mese di maggio in modo particolare perché abbiamo visto ieri molta volatilità sui mercati, questi timori nuovamente sull'inflazione. Oggi poi è atteso anche il dato negli Stati Uniti. È chiaro che maggio è iniziato sotto il segno della volatilità. L'inflazione in qualche modo preoccupa perché potrebbe portare a una revisione delle politiche monetarie, anche se ci troviamo in situazioni ancora eccezionali e sono pochi a credere in stretta breve. Però se guardiamo, lasciamo da parte un attimo gli ultimi giorni e guardiamo invece il mese di aprile è stato un mese positivo sui mercati, lo vediamo anche nel grafico. Wall Street è salita di circa il 2,7% in euro, seguito dall'Eurozona che è andata anche molto bene e nel complesso l'indice azionario globale ha guadagnato quasi il 2%. Sono rimasti un po' indietro i mercati emergenti, però possiamo dire che l'andamento da inizio anno è positivo. È interessante anche notare che marzo 2020 con aprile 2021 è uscito dalle statistiche, cioè quel mese di forti cali delle borse, ora non è più nelle statistiche. E se guardiamo le performance dal 1 aprile 2020 a oggi, vediamo che i principali mercati sono tutti in positivi, con rialzi anche significativi, ad esempio per gli Stati Uniti che superano il 46%, l'Eurozona il 44%, e anche il nostro indice Morningstar Italy, quindi dell'azionario Italia, ha avuto una crescita significativa. Quei giorni sono stati catastrofici, li ricordiamo. Ma per chi ha deciso di non vendere le proprie azioni, di mantenere i nervi saldi, forse appunto oggi raccoglie dei risultati positivi. Assolutamente sì, peraltro DBRS Morningstar ha riconfermato il rating del debito sovrano italiano e siccome siamo, Sara, in un momento cruciale per le sfide su più fronti che ci attendono come paese, non solo come paese, come mondo in generale, però insomma parliamo dell'Italia, ti chiedo quali sono a tuo parere, a vostro parere, le principali sfide che attendono l'Italia? Sì, è stato riconfermato il giudizio sull'Italia a BBBI con il trend negativo, sono termini tecnici, ma cosa significa in termini di sfide? La pandemia di coronavirus continua sicuramente a pesare sulle finanze pubbliche, sulle prospettive di crescita dell'Italia. Lo sguardo va ai prossimi mesi che saranno sicuramente importanti per la ripartenza, saranno importanti per avviare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il requisito fondamentale è appunto che la campagna vaccinale vada avanti in forma spedita e che appunto l'Italia sappia anche far fronte a nuove varianti, quindi il tema sanitario rimane al centro. Per quanto riguarda il giudizio degli analisti di DBRS Morningstar sul governo Draghi, il giudizio è positivo, soprattutto in vista delle riforme strutturali necessarie per la ripartenza e anche perché questo governo ha comunque posto fine a un periodo di incertezza e si auspica di lentezza nell'implementazione politica. Il debito pubblico rimane l'osservato speciale nel 2020.
a causa di tutte le misure eccezionali che conosciamo per contrastare gli effetti del Covid-19, è salito al livello record del 155,8% del PIL, dopo che dal 2016 si era un po' stabilizzato intorno al 135%. Dobbiamo ancora aspettarci una crescita, dicono i ricercatori, ma si auspica che diventi poi sostenibile nel tempo. Ecco, questa cosa di ridurre la vulnerabilità fiscale dell'Italia rimane un tema chiave per l'Italia, per il governo italiano. Ecco, allora, una volta fatto, cioè, diciamo così, una premessa in generale sull'Italia, restiamo chiaramente sempre sul tema investitori e come si è modificato barra evoluto il loro approccio ai mercati, rifacendoci in questo caso, Sara, a una vostra analisi, e vediamo anche un grafico di riferimento dove risulta che gli investitori stanno riconsiderando il rischio di investire sul mercato cinese, e sappiamo perché si erano allontanati ovviamente dal mercato cinese. Chiaramente abbiamo anche visto come le stime, le previsioni di crescita della Cina siano decisamente importanti in positivo. Bene, cerchiamo di capire quali sono le ragioni di questo riavvicinamento. Sì, l'ultimo dato del prodotto interno lordo cinese ha sicuramente fatto sgranare gli occhi agli investitori. Secondo l'ufficio di statistica, nel primo trimestre c'è stato un balzo del 18,3%, quindi numeri che non ci sono in nessun'altra parte del mondo. E bisogna dire che questo numero si spiega anche con la comparazione con lo stesso periodo dell'anno scorso, dove c'era stata la piena pandemia, lo scoppio della pandemia, e il paese era in lockdown. Però conferma che la crescita in Cina è superiore rispetto alle principali economie mondiali. La Cina è uscita prima dalla crisi, già a dicembre era in territorio positivo, quindi comunque c'è stata una accelerazione rispetto a quello che vediamo nel resto del mondo. Però interessante anche notare, lo vediamo in questo grafico, l'andamento dell'indice di borsa. Il mercato azionario cinese ha sottoperformato l'indice azionario globale nel primo trimestre di quest'anno. È vero, l'anno scorso aveva corso di più, però è comunque un segnale che sta prendendo fiato, o che comunque c'è qualcosa da riconsiderare. Quello che i gestori dicono è da riconsiderare un po' i rischi, e i rischi ci sono, dobbiamo ammetterlo, sono nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, che rimangono tesi. Abbiamo sentito tutti parlare di lista nera di società, quindi queste tensioni si sono manifestate anche a livello di mercati. All'interno dei suoi confini Pechino è intervenuta all'ultimo momento, ha bloccato, lo ricordiamo, il collocamento di Ant Group, quindi lo spin-off di Alibaba, quindi un'IPO che è stata bloccata. Sono state avviate delle indagini dall'antitrust su alcuni gruppi tecnologici, sono state comminate delle multe. Abbiamo una situazione con Hong Kong che rimane tesa. Quindi queste sono le motivazioni per cui parliamo di riconsiderazione dei rischi sul mercato asiatico. C'è la convinzione che le opportunità su questo mercato ci siano, ma che vanno però ponderate con quelle che sono queste situazioni di pericolo, che potrebbero invece portare a dei ritracciamenti. Ecco, invece, quindi Cina, la situazione è questa, assolutamente. I paesi emergenti, parliamo di loro perché l'azionario dei paesi emergenti sembrerebbe essere rimasto indietro rispetto all'azionario globale, quindi al mercato globale. In questo senso, come devono comportarsi secondo voi gli investitori? Molte aree emergenti, dobbiamo dirlo, sono su un percorso di crescita economica strutturale che è proseguito nonostante la pandemia. Questo è un dato di fatto. Nel 2020 i mercati emergenti hanno rappresentato circa il 50% del PIL globale, quindi ci fa riflettere anche sul peso che queste aree iniziano ad avere, e viene realizzato in queste aree il 53% dei profitti aziendali globali. In queste aree vive anche l'84% della popolazione. Sono numeri che ho voluto dire perché sono sicuramente significativi. Però sui mercati finanziari gli investitori devono mettere in conto dei rischi.
che restano elevati, la volatilità di questi mercati, l'ampia dispersione delle performance tra i diversi mercati, non tutti si comportano nello stesso modo, e qui ci ricorda l'importanza di diversificare quando si va su questi mercati, i rischi politici, i problemi di corporate governance, quindi di governo all'interno della società, e non ultimo l'illiquidità di molti titoli e i costi che i fondi devono sostenere, perché comunque questi mercati tendono a, richiedono maggiore ricerca, maggiore approfondimento e quindi anche un lavoro maggiore e spese maggiori per questo lavoro. Questo però non significa che bisogna evitare di inserirli in portafoglio, e è proprio importante invece considerare la diversificazione e non la concentrazione del rischio tutto in una sola regione o peggio ancora in un solo paese. Certo, allora la pandemia, Sara, possiamo dire che ha aumentato la correlazione tra i mercati? Questa è un po' una domanda che penso tu possa confermare, però partiamo da qui e a questo punto, se sì, ha ancora senso parlare di diversificazione? Sì, a causa della pandemia la maggior parte dei listini azionari ha mostrato un andamento simile nel 2020, lo vediamo in questo grafico che è tutto più o meno colorato nello stesso modo, quindi possiamo leggerlo in modo semplice dicendo c'è stata alta correlazione tra i mercati. Ha fatto un po' eccezione il mercato azionario giapponese, che è stato tra i mercati sviluppati quello meno correlato con le altre regioni, mentre tutti gli altri, lo vediamo, si sono mossi in un intervallo molto stretto. Questo potrebbe indurre alcuni investitori proprio a chiedersi se la diversificazione internazionale è ancora utile. La nostra analisi dimostra che per periodi di lungo tempo gli indici azionari non si muovono tutti nella stessa direzione, e questo fornisce proprio dei vantaggi in termini di diversificazione. La correlazione negli ultimi 20 anni, negli ultimi 20 anni sono state piuttosto stabili tra i mercati. Ad esempio, l'azionario statunitense ha mostrato una certa correlazione con gli altri mercati sviluppati, ma meno con quelli emergenti. E quindi possiamo dire sì, la diversificazione funziona, ci possono essere dei periodi in cui funziona di più e periodi in cui funziona un po' di meno. Allora, ti faccio due domande in una, nel senso che mi piacerebbe capire quali sono a questo punto le preferenze degli investitori in fondi in base alle vostre ultime ricerche, e poi andiamo anche direttamente, quindi con un flash, Sara, su un altro aspetto. Sempre parlando di fondi, e parliamo di fondi europei, Morningstar ha stimato che oltre la metà dei flussi verso i fondi europei nel primo trimestre è andato in strumenti sostenibili, perché poi apriremo anche lo spazio dedicato proprio a questo argomento, e quindi aggiungiamo qualche dato in più, visto che ogni mese peraltro facciamo il bilancio con te da questo punto di vista. Quindi prima l'interesse, le preferenze degli investitori in generale, e poi vediamo questo aspetto nel dettaglio. Sembra che gli investitori si stiano un po' allineando a quello che è la situazione del ciclo economico, quindi una ripresa del ciclo economico, una crescita e anche un'inflazione che accelera. Lo vediamo in questi giorni sui mercati. E in questo periodo generalmente cosa succede? I rendimenti obbligazionari tendono ad aumentare, e ugualmente i titoli azionari orientati al valore, i settori ciclici restano i favoriti. E quindi non stupisce dal punto di vista dei fondi una bassa raccolta dei fondi obbligazionari in questo periodo, che ha seguito le perdite segnate da diverse asset class del reddito fisso proprio nel primo trimestre. Il crescente ottimismo degli investitori invece si è visto nelle afflussi ai comparti azionari, che sono stati sicuramente protagonisti negli ultimi mesi, e in particolare lo sono stati proprio i settori ciclici e le categorie orientate al valore. Dicevamo appunto che oltre la metà dei flussi verso i fondi europei è andata nei fondi sostenibili, quindi si consolida un trend che abbiamo già visto in passato, di spostamento da strategie più tradizionali a strategie sostenibili, che è comunque molto evidente in tutta Europa. Adesso vediamo anche questo grafico, eccolo qua, guarda, eccolo, così possiamo basarci molto meglio. Bene. Okay. E questa interessante, il grafico è anche interessante perché
perché per la seconda volta nell'ultimo anno i fondi sostenibili sono stati più popolari tra gli investitori europei rispetto a quelli tradizionali. E la prima volta era stata proprio nel periodo gennaio-marzo 2020, quindi in pieno periodo di Covid. In quei mesi le strategie ESG avevano avuto una raccolta positiva, le altre avevano subito dei massicci deflussi. Questo significa veramente che questo trend verso la sostenibilità sta diventando strutturale nell'industria e non è una questione invece di alcuni mesi sì e altri no. Ecco, no, esatto, quando si usa la parola strutturale già è positivo, no? Perché di solito si fanno sempre interventi a spot senza pensare invece alla struttura. Da questo punto di vista, avevamo già parlato dell'evoluzione regolamentare, Sara, nuovo regolamento SFDR a marzo, se non ricordo male, è cambiato, giusto per dare delle tempistiche. Avete un aggiornamento della mappatura appunto dei fondi sostenibili in base a questo regolamento? Parliamo dell'informativa sulla sostenibilità dei sistemi finanziari. Sì, in base ai dati Morris sarà a fine aprile, che coprono circa il 52% dell'intero universo europeo, il 20,9% dei fondi è stato classificato dai gestori come articolo 8, che significa sostanzialmente che quei fondi lì promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Il 2,7% rientra sotto il più impegnativo articolo 9, cioè questo significa che ha un obiettivo di investimento sostenibile. Lo ricordiamo brevemente, questa è una classificazione richiesta dalla regolamentazione europea dei fondi, i fondi quali devono dichiarare se includono appunto caratteristiche ESG e in quale grado lo includono. L'evoluzione normativa ci porterà nei prossimi poi mesi a dire effettivamente in modo più dettagliato come questi articolo 8 e articolo 9 si sostanziano. Per il momento dobbiamo accontentarci, diciamo, di questo tipo di classificazione. Ok, allora restiamo sugli investimenti sostenibili. Abbiamo messo anche il titolo per evidenziare come intanto appunto l'argomento sia centrale e come soprattutto per voi, poi capiremo anche cosa avete fatto nell'ultimo periodo. Intanto ti chiedo, Sara, come stanno cambiando le preferenze degli investitori in ETF? Così almeno ci andiamo ancora più nel dettaglio per vedere qual è l'approccio, no? Visto che abbiamo parlato anche di interventi più strutturali o comunque anche di mentalità, mi pare di capire che si sta modificando da quel punto di vista. E poi, proprio perché il mondo degli investimenti alternativi è cambiato negli ultimi anni, quali suggerimenti possono essere dati agli investitori da questo punto di vista? Wall Street è un caso interessante da seguire, in particolare appunto noi ci concentriamo adesso in questo momento sugli exchange traded fund, quindi sugli ETF. È comunque un segmento che sempre piace agli investitori, gli investitori vanno su Wall Street, ma quello che abbiamo visto è che alcuni ETF specializzati sull'indice S&P 500, quindi ETF tradizionali e molto anche di grande dimensione, hanno registrato dei deflussi. E questo in qualche modo ha coinciso invece con degli afflussi verso ETF che replicano indici sostenibili. Quindi anche sulla borsa americana stiamo vedendo che gli investitori sì, continuano a rimanere, ma spostandosi verso ETF che replicano degli indici ESG. Per quanto riguarda invece gli investimenti alternativi, e qui anche ci dà il senso di come cambia l'industria degli investimenti, queste strategie sono strategie in qualche modo più simili a quelle che attuano gli hedge fund e che cercano di espandere, diversificare o eliminare fattori di rischio dominanti contenuti negli indici tradizionali. Quello che abbiamo visto è che queste strategie appunto, oggi possono essere meglio classificate perché comunque è cresciuta anche l'offerta e si sono delineate delle tendenze. La prima è che questo universo è in continua evoluzione e molto dinamico. La seconda è che la distinzione tra alternativo e non alternativo è sempre più sfumata e questo ci deve far riflettere perché è già accaduto tra strategie attive e passive, che il confine si è
sfumato, e la terza è quella della globalizzazione delle offerte e quindi di famiglie, di fondi simili, con strategie simili, impacchettati in modi diversi nei diversi domicili. È Sì. un universo complesso, un universo su cui sicuramente non è facile orientarsi e che quindi bisogna sicuramente farsi aiutare nell'approcciarlo. Assolutamente. Allora, andando a conclusione, Sara, però questi punti sono importantissimi. Lo dicevo, dicevo prima che avremmo parlato anche di cose che riguardano direttamente voi. Da poco è stato pubblicato il vostro Atlante della sostenibilità. A livello geografico è interessante capire come si colloca l'Europa, quindi in questo Atlante, e l'Italia in particolare. Sì, l'ultima edizione del nostro Atlante della sostenibilità ha coperto 48 indici azionari in quindi 48 paesi, e i paesi europei, in particolare quelli del nord, guidano la classifica dei mercati azionari più sostenibili. È interessante che, lo ricordiamo, i paesi del nord sono stati sempre un passo avanti, l'Europa è un passo avanti rispetto al resto del mondo, e questo non ci deve stupire. I Paesi Bassi si aggiudicano il titolo di mercato azionario più sostenibile al mondo, lo vediamo nella cartina dove appunto i valori verdi, più verde scuro, ci indicano i migliori paesi da questo punto di vista, mentre il rosso indica i peggiori. L'Italia, dal canto suo, comunque si piazza in 12ª posizione. Solo 13 società su 81 che compongono il Morningstar Italy Index presentano un alto ESG risk, quindi questo è un dato positivo perché la maggior parte ha un rischio che è moderato o basso. E si tratta poi di nomi che hanno un peso piuttosto basso in portafoglio, nell'indice. Dall'altro canto ci sono nomi importanti, come ad esempio il titolo Intesa San Paolo, il titolo Assicurazioni Generali, che presentano un rischio ESG basso e quindi questo pesa positivamente nell'indice e nella valutazione. L'Italia va peggio invece per quanto riguarda la classifica sul carbon risk, cioè i rischi derivanti da emissioni inquinanti, dove qui siamo al 30º posto su 42 paesi. Quindi probabilmente sul lato del rischio carbon che c'è nelle imprese dobbiamo ancora lavorare. Eh già, c'è sempre qualche pecca, però vabbè, dai, mettiamola così, anche normale, no? Quando si iniziano dei processi che poi su certi aspetti, su certi punti si resti un po' indietro. In un flash, Sara, in conclusione ti chiedo se puoi dare dei suggerimenti per scegliere un fondo green, visto che è di fondamentale importanza e visto che possono dare degli ottimi spunti. Sì, l'offerta è ampia, però ci sono molti approcci. Ci sono alcuni fondi che sono focalizzati sulla decarbonizzazione del portafoglio, e se io voglio avere meno rischio carbon nel portafoglio andrò su quelli. Altri fondi che sono invece più focalizzati sulle soluzioni green. Poi ricordiamo, ci sono dei fondi obbligazionari e sono ormai famosi quelli sui green bond, quindi obbligazioni emesse per finanziare la transizione green. Ci sono fondi specializzati su energie e tecnologie pulite che investono quindi in aziende che contribuiscono alla transizione verso le energie rinnovabili, e queste sono chiaramente fondi più specializzati. Però quello che è importante per l'investitore, e per chiudere in breve, è che chiaramente essere consapevole che nell'ambito green ci sono tante strategie e scegliere quella che meglio si adatta al suo obiettivo, che può essere ridurre il rischio, diciamo, carbon e quindi di inquinamento nel mio portafoglio, oppure cavalcare l'onda delle nuove tecnologie per una transizione energetica. Ottimo Sara, ovviamente io rimando sempre a te e al team insomma, di Morningstar Italy per avere ulteriori dettagli, quindi questo è sicuro, poi ogni mese ci ritroviamo qui e presto speriamo anche di poterci incontrare perché spesso ci vedevamo anche in occasione di iniziative poi, no? Di eventi che sicuramente verranno ripristinati dove sarà possibile fare ulteriormente il punto della situazione. Grazie a Sara Silano, questo contributo lo troverete poi a disposizione su tutti i nostri canali on demand e anche attraverso Morningstar Italy. Grazie per la collaborazione. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Torniamo tra poco, sempre in diretta sulle fonti TV.